questo sistema Junction però non è disponibile fin da subito, infatti dovremmo sbloccarlo, diciamo così, assegnando al personaggio interessato un GF. I GF sono chiamatele invocazioni, evocazioni, esper, insomma sono i classici mostriciattoli che, tipici della saga, che evochiamo durante i combattimenti per aiutarci, quali ad esempio Shiva, Ifrid, Bahamut e quant'altro. Quindi assegnando un GF a un personaggio sbloccheremo la combinazione fra magia e statistica del personaggio. Non tutte, ogni GF ha le proprie combinazioni. Nel sistema Junction abbiamo anche una sezione a parte, diciamo così, per gli status alterati, ad esempio sonno, mutismo, pietra e quant'altro. Quindi noi potremmo anche qui associare la magia corrispondente agli status o all'attacco o alla difesa. Quindi ad esempio posso mettere 100 Morfeo a Skull per far sì che abbia il 100% di probabilità di addormentare l'avversario. Oppure posso mettere 50 unità di bio alla difesa per far sì che abbia il 50% di possibilità di difendermi dal veleno. In Final Fantasy VIII, durante i combattimenti, potremo avere 3 personaggi nel nostro party e gli scontri si baseranno soprattutto sulla barra ATB, che è una barra che con andare avanti nel tempo, arrivando in fondo, potremo utilizzare il turno del personaggio. Quindi un personaggio potrà avere ad esempio attacco, oggetti, magie, GF, oppure le abilità che le abbiamo fatto imparare tramite il GF. Altra cosa importante è come ottenere GF e magie. Alcuni GF, che prima mi sono dimenticato di dire che la sigla GF sta per Guardian Force, saranno disponibili fin da subito come Shiva ed Ifrid, mentre gli altri dovremmo cercarli lungo e largo nella nostra mappa tramite missioni secondarie o con gli oggetti o tramite i boss nemici. Per sottrarre i GF dai boss esiste l'abilità Assimila, ovvero è un'abilità che ci permetterà di sottrarre i GF dai nostri boss nemici. Quindi prima di far fuori un boss controllate sempre con l'abilità Assimila, perché questo nemico potrebbe avere al suo interno un GF. L'abilità Assimila serve inoltre a sottrarre le unità di magia dai nostri nemici. Quindi ad esempio se abbiamo 80 unità di energia assegnate agli HP e ne rubiamo altre 10-20 ai nostri nemici, potremo vedere i nostri HP aumentare durante il combattimento. Quindi ci potremo rafforzare qualsiasi statistica durante appunto i combattimenti. Altra cosa molto interessante dei combattimenti sono le cosiddette Limit Break. Le Limit Break sono una serie di colpi molto più potenti rispetto al normale che il nostro personaggio potrà effettuare solamente quando vedrà i suoi HP diminuirsi notevolmente. Quindi ad esempio Squall, che usa il Gunblade, che è una specie di incrocio tra una spada e un revolver, appunto quella che vedete dietro di me, sfererà una serie di attacchi molto potenti, perché le limite sono associate principalmente allo sviluppo delle armi. Quindi quando potenzieremo l'arma di Squall e degli altri personaggi, sbloccheremo nuove mosse per le limite. Oppure ci sono delle eccezioni, ad esempio Rinoa per le sue limite usa delle mosse combinate col suo cane. E le nuove mosse potremo sbloccarle ad esempio acquistando le riviste del cane, che si chiama appunto il cane la rivista. Oppure con Quistis possiamo sbloccare le sue mosse acquistando degli oggetti specifici solo per lei.
Per quanto riguarda la grafica di Final Fantasy VIII, possiamo dire che è una grafica molto buona, anzi direi quasi ottima. Ovviamente non ci si poteva aspettare altro dalla vecchia Squaresoft, ma la peculiarità, secondo me, della grafica molto buona è che i video sono perfettamente integrati nella storia proprio mentre stai giocando, come in questa scena che sto per illustrarvi adesso. Come avete potuto notare, la grafica dei video di Final Fantasy VIII è veramente qualcosa di eccellente. Quello che vi ho fatto vedere io è solamente un piccolo assaggio, quindi se volete andate a cercare su YouTube perché c'è pieno di video. Comunque, secondo me l'efficacia dei video di Final Fantasy VIII è dettata soprattutto dalla mitica colonna sonora, che è una delle colonne portanti di questo titolo. Come spero vi sarete accorti, durante la recensione ho inserito alcune canzoni che vanno a far parte della colonna sonora di Final Fantasy VIII. Quest'ultima è stata fatta dall'ormai noto compositore Nobuo Uematsu, famoso per aver fatto le restanti colonne sonore di tutti gli altri di Final Fantasy tranne il 13. Le sue canzoni sono veramente qualcosa di strabiliante, bellissime, sono fantastiche. Prendiamo ad esempio Liberi Fatali, che è la canzone che abbiamo visto nel video introduttivo. Per chi non l'avesse capito, è in latino, è una figata pazzesca, ma non solo la musica è bella, anche i testi sono veramente qualcosa di spettacolare. Quindi niente, se vi interessano potete andare su YouTube che c'è tutto l'album intero. Un altro aspetto secondo me importantissimo è la longevità dei videogiochi. Io credo che Final Fantasy VIII sia uno dei giochi più lunghi a cui io abbia mai giocato. Solo la storia in sé è molto estesa, basti pensare che ci sono 4 CD, quindi si spiega da sé. Ma molte delle ore che andremo a giocare saranno improntate alle missioni secondarie. In Final Fantasy VIII ci sono una cosa come una trentina di missioni secondarie, ma non sono missioni che durano 10 minuti, un quarto d'ora, sono cose che durano dalla mezz'ora fino a un'ora, se non di più, ma poi non sono missioni inutili, passive, che non servono a niente. Più che altro hanno una storia a sé molto approfondita che ci servirà per comprendere appieno i nostri personaggi e il mondo con cui li facciamo interagire. Ovviamente, parlando di missioni secondarie, si va a parlare di cose anche un po' più frivole, come ad esempio il gioco delle carte. A differenza di Final Fantasy IX, in cui potremmo solamente collezionarle, in Final Fantasy VIII ci potremmo anche giocare, ovviamente per ottenere nuove carte, ma secondo me la cosa più importante è quella di poter ottenere degli oggetti dalle carte. Come faremo? Esiste un'abilità detta Transcard, dei GF, di un GF, non mi ricordo quale, che ci permetterà appunto di trasformare le carte in oggetti. Quindi, quando avremo certe carte rare, se non uniche, potremo trasformarle per ottenere degli oggetti molto, molto rari a loro volta, che saranno quasi impossibili da trovare nella mappa. Principalmente questi oggetti serviranno per costruire le nuove armi. Un esempio ne è la carta Adamantart, mi pare, che serve per un oggetto per costruire l'arma finale di Squall, che senza la quale non riusciremmo a battere un boss di una missione secondaria, che tra l'altro è molto più forte rispetto al boss finale del gioco.
Come ultima cosa volevo esporvi il modo di guadagnare denaro, i guild. Una volta che supereremo il nostro esame ci sarà assegnato un rango seed. Questo rango varia da 1 a 30 e si modificherà in base al nostro comportamento in combattimento. Cioè in Final Fantasy VIII dovremo avere proprio la mentalità del guerriero. Quindi se combatteremo spesso e sconfiggeremo i nostri nemici, il nostro rango aumenterà. Mentre se verremo messi KO e fuggiremo abbastanza frequentemente, il nostro rango scenderà ovviamente. E poi esiste anche un altro metodo per aumentare il nostro rango, che è quello dei test. Infatti nel menu c'è una sezione che è dei test appunto, inerenti su tutto quello che è il mondo di Final Fantasy VIII. Quindi quando riusciremo a superare uno di questi test il nostro rango aumenterà di un livello ed ogni 30 minuti circa, mi pare, riceveremo il nostro stipendio di guild, che sarà ovviamente proporzionale al nostro rango seed. Allora ragazzi, con questo ho concluso questa mia prima recensione. Sono stremato, non ce la faccio più. Chiedo scusa per la lunghezza del video, però dato che conosco questo gioco molto bene ho cercato di spiegarvi il più possibile, anche se in ogni passo che si fa in questo gioco ci sarebbe qualcosa da dire. Quindi spero di non avervi annoiato, ma soprattutto di avervi invogliato a cercare questa opera d'arte, perché è di questo che stiamo parlando. Quindi se lo trovate prendetelo assolutamente, perché è un titolo che merita davvero. Come sempre spero nel vostro appoggio. Un bacione a Tifetta da Mr.L92 è tutto, e ci vediamo alla prossima video recensione. Ciao a tutti.